Navarra e da Rossano l'assistente 2 Luciano Fortino. Buona partita a tutti. Conoscerti mai più, non credo più alle favole. So che ho un posto, ma non qui, tra le tue grida in loop, corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, alzi di vento, spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Via di cielo, ti penso con me per rialzarmi, sto silenzio potrei ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'è. Ho visto un paio di infami alla morte. So che vedermi così ti pressiona. Prima in classifica ma non che parte. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andato a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che ci tiro lo scopo, ma non sai quanto su me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce. Poi da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore. Direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante. Io schifo il mondo e tu guardi. Cerchiamo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Sì. Mamma. Aiutami a sparire come c'è. La terapia, rinasceremo insieme dalla scena. Come avevamo visto il microfono spento? Ma non è acceso. Ah, è tutto sempre. Sì. No, 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 posso, no, così vedo meglio. Giallo il nostro sole, il sole che riscalda, riscalda i nostri cuori, e allora noi cantiamo, vinceremo forza leone. Isola, isola, regaliamo tutti in coro, dai, dai, forza campioni,
nostri cuori vinceremo forza gli ori. Giallo, giallo, rossa è la nostra fede e la voglia di vincere a noi non basta mai. Noi ti seguiremo anche in capo al mondo, per guidare insieme vinceremo forza leoni. Isola, andiamo tutti in coro, dai, dai, forza campioni. Isola, andiamo tutti in coro, dai, dai, forza campioni. Isola, a sognare i nostri cuori vince. Isola, la cantiamo tutti in coro, dai, dai, forza campioni. Isola, a sognare i nostri cuori vinceremo, forza leoni. Isola, la cantiamo tutti in coro, dai, dai, forza campioni. Però dico io, se tu mi vedi seduto, amici sportivi, buon pomeriggio. Le immagini vi arrivano in diretta dallo stadio Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto. Tra pochi minuti, siamo un pochino in ritardo rispetto alla tabella di marcia, inizierà il match valido per la 25esima giornata del campionato di eccellenza tra l'Isola Capo Rizzuto e il Bocale. 6 punti dividono in classifica le due squadre, Isola a quota 29, Bocale a quota 35. Una partita che arriva quando siamo ormai entrati nel rush finale della stagione, con il Bocale a caccia dei punti per inseguire il sogno playoff, l'Isola Capo Rizzuto invece che sta raggranellando gli ultimi punti necessari per conservare anche quest'anno meritatamente la categoria. Dopo un inizio travagliato di stagione è riuscito poi a invertire la rotta, a mettere a segno dei risultati importanti che hanno permesso la compagine ora guidata da mister Tony Lio di allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica e adesso appunto è a caccia di quei punti che servono a garantire la permanenza. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, vediamo il Bocale il primo ad entrare sul terreno del Sant'Antonio, maglia rossa con i bordi bianchi per la squadra di mister Cosimo Saviano. Approfittiamo intanto che le squadre raggiungono il terreno di gioco per la lettura delle due formazioni. Il Bocale va in campo con Mileto, Nemia, Declò, Urruti, Barnoschi, Scoppetta, Tossi, Spinaci, Allegria, Camilleri e Nicolau. Confermata per 10 undicesimi dunque la formazione che ha vinto 4-1 domenica scorsa contro il DGS Praia Tortora, l'unica variazione l'innesto di Urruti al posto di Arigò. Arigò che va in panchina insieme a Nucera, Isabella, Santa Paola, Baezza, Billetta, Licciardello, Corda e Picone. Per quanto riguarda invece i padroni di casa, l'Isola Capo Rizzuto, questa è la formazione scelta da mister Tony Lio: Reynolds, Lettieri, Priola, Palermo, Manzi, Godoy, Maisano, Garcia, Tuta, Lentini e Martino. A disposizione Campoverde, Gipsi, Viola, Cavore, Zicchinello, Giordano, Torromino, Morelli e Romeo. L'arbitro dell'incontro arriva dalla sezione di Rossano, è il signor Carmine Pompilio, mentre gli assistenti sono Elisa Lavarra della sezione di Cosenza e Luciano Fortino, anch'esso della sezione di Rossano. Intanto vediamo entrare in campo anche la formazione di casa. Si gioca sotto un cielo plumbeo quest'oggi su Isola Capo Rizzuto, c'è un po' di vento,
per il momento però resiste, speriamo non arrivi la pioggia, a disturbare i protagonisti sul terreno di gioco di questo incontro. Come detto, è la 25esima giornata, ne approfittiamo anche per leggere quelle che è il programma gara, mentre le squadre si accingono a raggiungere il centro del campo accompagnate dalla terna arbitrale. Le altre gare in programma quest'oggi sono Morrone Cittanova, Soriano Gioiosa Ionica, Brancaleone Palmese, di Gesse Praetorstola Rende, Vigor Lamezia San Biase e Reggio Ravagnese Scalea. Paolana Stiro Monasterace invece si è giocata ieri, è durata solo un tempo con lo Stiro Monasterace che è rimasto in 6 e avrà partita persa ovviamente per 3-0. Il risultato in quel momento era di 1-0 in favore della Paolana, che mercoledì recupererà a Reggio Calabria contro Reggio Ravagnese ciò che resta da giocare del match interrotto 2 settimane fa per l'infortunio dell'arbitro. Sono da giocare 12 minuti a Crocevia Lanidi. Si ripartirà dal 3-2 proprio in favore della Paolana. Intanto il consueto scambio tra i protagonisti in campo, tra i capitani, innanzitutto per stabilire da che parte comincerà l'una e l'altra squadra. Consueto saluto. Ricordiamo la gara di andata terminò sul risultato di 1-1 con pareggio dell'Isola aggiunto nei minuti finali su calcio di rigore. L'Isola Caporizzuto che è passata attraverso 2 cambi di alla guida tecnica questa stagione. Dopo mister Germano è toccato a mister Messiti, adesso da qualche settimana c'è mister Tony Lio a guidare la formazione giallorossa che oggi va in campo con una maglia bianca con i numeri rossi, i pantaloncini scuri. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, vediamo le 2 squadre già sistemate, o meglio l'Isola già sistemata, il vocale invece come da rito per ogni partita, l'abbraccio di gruppo prima di iniziare. Di fronte a queste 2 squadre, come detto, 6 punti dividono le 2 formazioni in classifica, con l'Isola che in caso di vittoria andrebbe a sole 3 lunghezze dallo stesso vocale, metterebbe una bella ipoteca anche nella corsa salvezza. Sarà il calcio d'inizio affidato all'Isola Caporizzuto. Si attende l'ok, c'è qualche problema forse con la porta alla nostra sinistra, alla sinistra della nostra postazione. Vediamo l'assistente, infatti, signor Fortino, che è fermo proprio nei pressi della porta che in questo primo tempo sarà difesa dal portiere lettone Reinis Reynolds. Infatti siamo già in ritardo di qualche minuto e ci sarà ancora da attendere per l'inizio di questo match. Come detto, vocale che si presenta qui a Isola dopo aver vinto domenica scorsa per 4-1. Tanto sembra tutto ok a questo punto per l'inizio dell'incontro. Pallone torna nel cerchio di centrocampo, si potrà dare il via all'incontro. Sarà Maisano a toccare il primo pallone del match, vediamo lui appostato proprio sul dischetto del centrocampo. Ci siamo e si comincia Isola Caporizzuto contro vocale. È partito il match. Primo pallone giocato dall'Isola, il suggerimento profondo dove non può arrivare nessuno, prova Lentini ad andare a disturbare i difensori del vocale che adesso saranno incaricati di rimettere in gioco il pallone con le mani. Siamo più o meno nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Nemia con le mani pronto a rilanciare in avanti, pallone intercettato di testa,
allontanato da Spinaci. Centralmente la recupera Lettieri, intercettato il pallone da Urruti, diventa buono per Allegria. Scambia con calma Allegria con Spinaci, poi De Clos, Camilleri, ancora Allegria, parte molto lontano come di consueto quando c'è punto di riferimento offensivo Nicolau. Allegria ha la possibilità di spaziare tantissimo, proprio Nicolau cercato da un compagno, intercetta il pallone, poi alla meglio fisicamente Godoy, palla spedita direttamente in tribuna, poi si riprenderà con rimessa laterale a favore del Bocale, sempre Nemia a guadagnare qualche metro con le mani. L'hanno intercettato poi in seconda battuta da Urruti, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa è in favore dell'Isola con Martino, che rimette in gioco cercando Garcia, pressato subito dai calciatori del Bocale. Intervento falloso sanzionato dal signor Pompilio della sezione di Rossano. Punizione in favore dei padroni di casa. Questo avvio di match. Pallone al limite, smistato da Lentini, poi la sponda di testa, De Clos va a duellare, a difendere questo pallone, allontanarlo direttamente però sui piedi di Lentini, il contrasto vinto da Spinaci, la palla resta a Lettieri che la mette in mezzo, esce Mileto e blocca con grande sicurezza, c'era a disturbarlo Cedric Tuta, attaccante francese. Mileto non ha avuto esitazioni nell'intervenire. Il pallone intercettato, il colpo di testa poi di Scoppetta che appoggia all'indietro per Mileto che la fa sua, è pronto a riprendere il gioco con le mani. Scoppetta la gioca corta con Urruti, poi Nemia prova a tenerla in campo, non ci riesce, la palla è oltre la linea laterale. Primi tre minuti qui a Isola Capo Rizzuto, partita iniziata con un po' di ritardo. Sempre 0-0 il risultato, con l'Isola che sta cercando di costruire tanti palloni alti, in poca precisione, il pallone si perde oltre la linea laterale con Nemia pronto a rimettere in gioco la sfera, gli si fa incontro Tossi, alla fine opta per Camilleri che non colpisce bene il pallone, è un po' svirgolato e c'è poi il fallo commesso da Urruti che viene poi allontanato anche dall'arbitro. Ha avuto qualcosa forse da ridire nei confronti di un calciatore dell'Isola, mi sembra, con Martino, sul quale aveva commesso fallo. Il signor Pompilio di Rossano è intervenuto per riportare immediatamente la calma. Partita iniziata con un clima agonistico interessante, speriamo che non sfoci nulla di eccessivo. Punizione battuta, c'è Allegria che la allontana, Lettieri la propone nuovamente in profondità con Nemia che cerca di arrivarci, attenzione il cross in mezzo allontanato da Scoppetta, era arrivato bene in seconda battuta calciatore della compagine di casa che aveva messo in mezzo questo pallone, la rimessa con le mani intanto verso Tuta che cerca di liberarsi, è pressato da Nemia e da Scoppetta, poi Tossi interviene e mette il pallone in fallo laterale, con le mani si incarica Priola che invita i compagni ad andare nel cuore dell'area di rigore e fa proprio nel mezzo Priola, il pallone sporcato di testa da Scoppetta e spazzato via da Camilleri, anticipato poi Nicolau, la palla resta in possesso dell'Isola, c'è il fuorigioco da parte di Maisano, c'è stata la segnalazione della signora Lavarra di Cosenza, prima assistente dell'arbitro quest'oggi. Piacevole il ricordo del Bocale per quanto riguarda la signora Lavarra che era stata una delle componenti della terna arbitrale che aveva diretto la finale vinta a dicembre di Coppa Italia contro il San Biasi. Tanto il colpo di testa di Tuta a liberare Maisano, poi il passaggio intercettato da Spinaci, il pallone diventa buono per Tuta, contrastato ancora da Spinaci, la gioca ancora all'Isola, Lentini cerca il fondo inseguito da De Clos, cross e conquista il calcio d'angolo Lentini, primo tiro dalla bandierina
dell'incontro è a favore della compagine di casa, conquistato dal numero 10 Antonio Lentini, il suo cross smorzato da Simone De Clos in corner. Si incarica dell'esecuzione di questo tiro dalla bandierina Palermo. Sono salite le torri dell'isola, tutto il bocale invece negli ultimi 16 metri. Pallone nel mucchio, la tocca con le mani Mileto, che allontana, è finito a terra un calciatore dell'isola che reclama qualcuno un possibile intervento falloso, una richiesta di rigore. L'arbitro però ha lasciato proseguire e si riprende con una rimessa laterale. Se ne incarica nuovamente Priola, che andrà nuovamente a crossare. Di fatto, pallone nel mucchio prolungato di destra da Lentini, cerca di arrivarci un centro, attenzione, si divora una ghiottissima chance qui Lentini sulla sponda del capitano Manzi. È arrivato bene Lentini col tempo giusto, ma ha calciato altissimo, brivido per il bocale. Su questa opportunità al settimo minuto, la prima emozione del match, Lentini ha sparato in orbita questo pallone da distanza ravvicinata. E intanto riprende il gioco, pallone spedito direttamente in fallo laterale, non può far nulla Nicolau per tenerlo entro le linee bianche del rettangolo di gioco. Barnoschi di testa sulla tre quarti, c'è il contrasto perso per un attimo da Spinaci, che poi rimedia con questo pallone spazzato lunghissimo verso la porta avversaria. Reynolds la blocca senza alcun problema all'altezza del limite dell'area, c'era Nicolau che stava arrivando, ma la copertura efficace da parte di Manzi non ha permesso all'attaccante di disturbare il Reynolds. Intanto l'isola prova a proporsi, Spinaci di testa, Manzi, c'è fallo, gamba tesa, intervento in gamba tesa da parte di Octavio e Nicolau nei confronti del capitano dell'isola, Ciro Manzi. È proprio lui che riprende il gioco battendo questa punizione. Centralmente Garcia, apertura a sinistra, il tocco di Priola per la corsa di Maesano. Nemia difende questo pallone che termina in fallo laterale, la rimessa è per l'isola. Priola, il cross sporco, esce dai blocchi, Barnoschi allontana di testa, Nicolau anticipato da Manzi, il pallone che arriva a Maesano che era ancora in fuorigioco, ha provato a calciare, Mileto ha risposto comunque presente, ma c'era stata la segnalazione dell'assistente e anche il fischio dell'arbitro a interrompere il gioco. Martino! Martino! La battuta di Scoppetta corta per Camilleri, tocco di Spinaci, diventa buona la giocata per Allegria che evita Lentini, va centralmente, vince il rimpallo e c'è il tocco con un braccio fortuito ma valido purtroppo per Allegria. La punizione per l'isola, palla prolungata, poi Allegria riceve da De Clos, la scambia con Camilleri, Urruti, centralmente c'è Tossi che restituisce la palla ancora ad Allegria, il colombiano accelera nei confronti di Lettieri, cerca il fondo, Allegria, il cross è corto, ci mette il piede, Garcia conquista il corner, il primo dell'incontro, il bocale in parità, dunque il numero di calci d'angolo. Quindi siamo nel corso del decimo minuto di questa prima frazione, sempre 0-0, il bocale che per la prima volta si propone in maniera pericolosa dalle parti di Reynolds, vediamo se riuscirà il suo mister Saviano a creare una possibile situazione da rete. Camilleri la gioca corta all'indietro verso De Clos, che ha spazio per crossare, cross intercettato da Garcia e allontanato dall'isola che può provare a partire in contropiede, un po' scoperto qui il bocale, contrasto poi di De Clos con Maesano, palla intercettato da Tossi dopo il passaggio di Tudor, rilancio lunghissimo direttamente tra le braccia di Mileto. Non è che devi aspettare bene l'uomo per metterla.
Contrasto sulla tre quarti, si prosegue col pallone che è in possesso dell'Isola. Tuta cerca di girarsi braccato da Spinaci. Tuta si libera, arriva al limite dell'area, in scivolata l'intervento di Scoppetta che ferma il centravanti francese. Pericolosissimo. Altro pallone però imbucato per Lentini che colpisce male ancora una volta. Nuovo tentativo da parte di Lentini. Palla sul fondo. Isola che è partita davvero con un piglio aggressivo e determinato. Vuole tornare al successo e ottenere punti per allontanarsi definitivamente dalla bassa classifica. Duro scontro a centrocampo e c'è Urruti che prende il giallo ed era in diffida Urruti, dunque salterà domenica prossima il match tra Bocale e Morrone in programma al stadio Mimì Pellicanò. Sono diversi i diffidati in casa Bocale, Urruti era uno di questi. E c'è ora calcio di punizione in favore dell'Isola. Vediamo Garcia, si allontana per ora dal pallone, viene spedito a cercare nuovamente Lentini, sporcato di testa da Scoppetta in anticipo nei confronti di Godoy, e sarà nuovamente corner a favore dell'Isola. Esci davanti al primo. Secondo calcio d'angolo, nuovamente Palermo ad incaricarsi della battuta di questo corner. Palla che passa, ci arriva Nicolau che intercetta la sfera e la spedisce in curva. Sono interventi abbastanza rischiosi questi, perché basta colpirla in maniera errata e si causa un'autorete. In questo caso però Nicolau ha calciato liberando l'area di rigore, spedendo nuovamente il pallone in corner, il terzo per l'Isola. Si cambia angolo di battuta. Tienilo! È sempre Palermo a mettere in mezzo. Palla che gira e si divora un'altra opportunità. Lentini, davvero errore abbastanza grave anche in questo caso di Lentini, da breve distanza, girato di testa e l'ha messa fuori. Seconda chance per l'Isola, anche in questo caso Lentini non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Altro brivido per il Bocale che sta faticando in questa prima parte dell'incontro a uscire dalla propria metà campo. Sta subendo un po' l'aggressività e l'ottima condizione da parte dell'Isola. Palla intanto allontanata, possibilità di contropiede. Tossi a spazio, inseguito da due avversari. Vede, serve Allegria, lo trova a sinistra. Fuori gioco segnalato dall'assistente, dunque sfuma questa ripartenza del Bocale. Passaggio deviato di testa da Spinaci, diventa buono per Lentini, sopraggiunge però De Clos che difende l'uscita da fondo campo, chiedevano il calcio d'angolo, ma si riprenderà invece una rimessa da fondo, bravo De Clos a mettere il corpo davanti all'avversario. Nuovamente dal fondo Giovanni Mileto, classe 2005. Camilleri, attenzione con Nemia che chiude la possibile diagonale. Palla allontanata, c'è Lettieri che in anticipo, indisturbato, scarico centrale per Garcia, braccato da Rudi, passaggio letto bene da Allegria che prova a partire, inseguito da Garcia. C'è anche Manzi che lo chiude, funziona il raddoppio di marcatura con Manzi che spedisce il pallone in fallo laterale. Mentre qualcosa da ridire da parte dell'arbitro nei confronti di mister Saviano, che chiedeva forse
qualche decisione nei confronti di un calciatore dell'Isola, per una trattenuta iniziale nei confronti di Alegria. L'arbitro però è stato tutto a travviso e a redarguido mister Saviano, perlomeno si sono chiariti i due. De Clos cerca il fondo, conquista la rimessa laterale, invece l'ultimo tocco è proprio del terzino del Bocale. Buona la chiusura di da parte di Palermo, che ferma l'avversario. Rimessa battuta, pallone che resta in campo, anzi no, segnala la signora Lavarra. Il pallone con uno strano effetto comunque ha toccato oltre la linea laterale, dunque la rimessa è sempre in favore dell'Isola. Pallone corto intercettato da Urruti, poi Spinaci per Nicolau, c'è Manzi in anticipo, spara il pallone direttamente verso la panchina del Bocale con mister Saviano che affida la sfera a De Clos. De Clos verso Nicolau e non colpisce bene, ha cercato di chiudere l'azione nei confronti di Alegria, poi Barnoschi intercetta questa sfera, diventa buona per Tossi che di tacco libera Nemia, la tiene in campo, anzi no, non è riuscito a controllarla Nemia dopo la buona giocata da parte di Tossi. La rimessa è per l'Isola. Questi ultimi 2-3 minuti il Bocale è riuscito ad allentare un po' la pressione esercitata dalla formazione di mister Lio. Attenzione, è successo qualcosa, vediamo Tuta e Camilleri, un Camilleri che è finito a terra, si è acceso un parapiglia. Vediamo, c'è stato un cartellino, non siamo riusciti a capire nei confronti di chi, però cerchiamo di capire un po' qualcosa. Mentre Camilleri è ancora a terra, ancora nervosismo. La partita, come dicevo, è iniziata con un certo livello di agonismo, un livello di agonismo che speravo non sfociasse in nervosismo, invece in questa situazione si sono infiammati gli animi. E finalmente il signor Pompilio dà l'opportunità al dottor Milero di entrare in campo, mentre c'è un'ammonizione nei confronti, in questo caso, di Tuta, ma non ho capito il giallo precedente nella mischia a chi è stato affibbiato. In questo caso mi sembra di poter dire che è stato ammonito Cedric Tuta, bisogna capire appunto l'ammonizione precedente. Tanto il gioco è fermo da un paio di minuti ormai. Cercheremo di fare un po' di chiarezza anche per quanto riguarda i cartellini. Nel frattempo credo che appunto Vertuta sia uno dei due calciatori ammoniti nella circostanza. Credo siano stati proprio due. Camilleri e si è ripreso dopo l'intervento del dottore Tuta, proprio lui in possesso palla, inseguito da Spinaci, alla fine perde palla, ma c'è stato il fischio un po' tardivo da parte del signor Pompilio, ha lasciato correre Tuta e dopo un po' che ha perso il pallone è intervenuto. Ha concesso la regola del vantaggio inizialmente, si riprende con questa punizione in favore dell'Isola. Dai Nico! Pallone a cercare nuovamente Lentini, allontanata la sfera da Nicolau, la raccoglie al limite però Palermo. La gioca all'indietro Lettieri, va al cross completamente sballato.
direttamente a fondo campo. Devi gridare di più al microfono, non sento più niente. Per la bella... Si riprende con rimessa da fondo campo dopo il cross errato da parte di Lettieri, e anche Mileto va a sbagliare la rimessa da fondo campo. Dunque la rimessa è in favore dell'Isola, che può nuovamente tentare una sortita offensiva. Rimessa battuta da Lettieri, scambio con Lentini che riesce a girare l'avversario, va al cross verso il secondo palo, interviene non benissimo l'intervento da parte di Maisano, la sua girata era forse un tentativo di rimettere in mezzo il pallone, Mileto l'ha bloccata senza problemi. Ha già ripreso il gioco il portiere biancorosso, battendo corto sul rilancio, la sfera è riconquistata dalla difesa dell'Isola, palla che giunge nuovamente però al portiere del Bocale, Giovanni Mileto. Sarà uno dei calciatori che rappresenterà la Calabria al torneo delle regioni, la squadra under 19. Tanto Urruti interviene di testa, allontana il pallone Godoy, poi Lentini che con eleganza evita Spinaci, lancio verso Tuta, allarga il gioco dalle parti di Palermo, c'è su di lui subito De Clos, il contrasto tra i due, c'è il fallo commesso da De Clos, intervento abbastanza rude, non è riuscito a frenarsi, Simone De Clos ha commesso fallo nei confronti di Andrea Palermo, punizione per l'Isola quando è andata via a metà di questo primo tempo, 22-30, altri 22-30 da giocare, più recupero, e l'Isola che ha questa opportunità con un altro calcio piazzato. Siamo sul fronte destro dell'attacco della formazione giallorossa. Punizione con due calciatori sul pallone. Sarà Palermo a battere con Garcia che si allontana. Parte Palermo, il pallone nel mucchio, allontanato di testa da Allegria. La palla però resta in area di rigore. C'è il colpo di testa che arriva a Mileto. Protestano per qualcosa. C'è un calcio d'angolo a quanto pare. Ha segnato un calcio d'angolo perché forse la traiettoria, pallone deviato da Allegria, forse ha assunto una traiettoria particolare. Sarà nuovamente corner, dunque il quarto corner in favore dell'Isola. Uno ha battuto il Vocale, le occasioni migliori però finora sono state proprio per i padroni di casa, due chance non sfruttate da Lentini. Ora quarto tiro dalla bandierina, pallone in mezzo, attenzione, non ci arriva nessuno e l'intervento di Maisano è errato, in qualche modo spazza la difesa del Vocale, ma qui Maisano ha avuto una ghiotta chance, di fatto mi sembra che sia stato lui quasi a togliere il pallone dalla porta piuttosto che calciarla verso la porta. Tanto Nemia prova ad andarsene ma ne ha quattro addosso, alla fine l'ultimo rimpallo lo sfavorisce, la rimessa sarà per l'Isola. Mentre protesta mister Saviano con l'arbitro, chiedeva un fallo nei confronti di Nemia, non è dello stesso avviso l'arbitro, anche in questa circostanza hanno da ridire i due. Sta quasi sta avvertendo mister Saviano. Non gli perdonerà più proteste. Pallone messo in mezzo da Palermo, ci arriva di testa Barnoschi, non benissimo questa volta, Tossi la spazza Camilleri, il pallone che si alza a campanile, Nicolau prende posizione nei confronti del capitano dell'Isola, Manzi che ha la meglio, siamo già dalla parte opposta con l'intervento di Nemia a chiudere, a rilanciare, Allegria, poi di testa Spinaci, cerca di girarsi Nicolau stretto in mezzo a due, riconquista la sfera Godoy che prova a proporre dalle parti di Maisano, Nemia un po' in difficoltà, riesce a conquistare la sfera, a giocarla con Camilleri, all'indietro c'è Barnoschi, scambio con Scoppetta, poi Camilleri, subito pressato, Nemia
va verso Nicolau, che prova a giocare con il fisico, finisce a terra, tutto regolare. Camilleri, Urruti, largo a destra c'è Tossi, che prova a puntare Priola, va centralmente Tossi, scarico nuovamente a destra per Nemia. Altro duello, Nemia cerca lo spazio per crossare, alla fine conquista il corner. Sarà il secondo tiro dalla bandierina in favore del Bocale contro i quattro battuti dall'Isola Capo Rizzuto. Vedremo se sarà Tossi stesso forse a battere dalla bandierina. Tocca all'argentino crossare. Pallone nel mucchio allontanato di testa da Tuta. Al limite del De Clos prova la conclusione. Non è riuscito a tenerla bassa. Il pallone si perde abbondantemente oltre anche la curva alle spalle del portiere Reynolds, la piccola curva occupata dai tifosi dell'Isola Capo Rizzuto, dagli Ultras. Sicuramente il meteo non ottimale avrà indotto qualche tifoso a rimanere a casa, però c'è comunque una discreta presenza di pubblico qui a Isola, compresa anche la tribunetta alle nostre spalle. Reynolds che va a rinvio. Lentini anticipa di testa scoppetta. Tuta arriva sul pallone, contrastato da Nemia, conquista il corner. Cedric Tuta sta facendo collezione di calci d'angolo l'Isola in questa prima frazione. Siamo già a quota 5, quando sono andati via 27 minuti, siamo nel corso del 28esimo. Risultato sempre di 0-0. Dalla bandierina va numero 11, Salvatore Martino. Pronto a mettere il cuore dell'area di rigore. Palla che passa con il pugno, allontana Mileto. Prova a tenerla in campo, Nemia la tiene, ma c'è Palermo che va al cross, spazza via Camilleri. Direttamente ancora in fallo laterale, preme l'Isola a caccia del gol. Lettieri con le mani cerca e scambia con Lentini, ancora Lettieri contrastato da Nicolau, sarà sempre rimessa a favore dei padroni di casa. Ancora Lettieri ad incaricarsi della ripresa del gioco, si fa vedere Tuta, cerca e trova invece Lentini che va ad un cross in mezzo con una scoppetta che esce di testa, la ripropone dentro l'area Priola, esce Mileto e blocca e fa subito ripartire Nemia, subito pressato, palla che passa per un attimo con Nicolau, chiuso da Garcia, poi Urruti non la tiene in campo e la rimessa per l'Isola. Altra rimessa per l'Isola, questa volta siamo sul fronte sinistro dell'attacco della formazione di casa. Si disturbano qui, in questo caso, Urruti e Scoppetta nell'intervento di testa. In qualche modo la difesa del Bocale allontana, ma la riconquista del pallone dell'Isola è davvero pronta. Palla che arriva poi a Lentini, che interviene di testa direttamente verso Mileto, che va a rilancio lungo verso Nicolau, la sponda di testa a cercare Allegria, esce bene però Lettieri ad anticipare il colombiano. Godoy, pallone corto, un po' rischioso, con Garcia però pronto subito a girare lateralmente verso Priola, contrastato da Urruti, il fallo laterale. Riprende il gioco con le mani. Di testa ci arriva ancora Urruti, poi Nicolau va a disturbare Garcia in maniera regolare, secondo l'arbitro. Un po' di scontri, fallo commesso da Spinaci. Protesta alla panchina del Bocale per questa decisione dell'arbitro. La punizione è per l'Isola, che è già battuta con Lettieri. Chiede, ottiene la triangolazione con Palermo per il pallone centrale con Tossi che arriva di testa. Urruti in scivolata non ci arriva, il sombrero da parte di Martino nei confronti di Urruti. Palla larga, Priola va al cross, intercettato da Tossi,
chiedevano il tocco con un braccio, ma l'arbitro ha indicato che no, che è semplicemente rimessa laterale. Attenzione, il passaggio fuori misura con Spinaci che ne può approfittare, Urruti a cercare Nicolao, lo stop a seguire non è dei migliori da parte di Nicolao e poi commette anche fallo nei confronti di Godoy. Un po' di problemi nel controllo del pallone per l'attaccante romeno. 5 gol finora per lui, l'ultimo dei quali segnato domenica scorsa. Ed è ancora punizione per l'Isola quando siamo 14 minuti dall'intervallo, battuta male però da Godoy questa punizione direttamente in rimessa laterale in favore del Bocale. Se ne incarica da quelle parti lì sempre Domenico Nemia. Tende il movimento dei compagni, va verso Nicolao, finisce giù, si continua Tossi, la sventagliata a cercare Allegria, ma il pallone è corto, c'è Lettieri che chiude, poi Lentini, tra le linee c'è Urruti, poi Camilleri, pressato, evita con mestiere mai sano. Camilleri propone verso De Clos, si fa vedere largo Allegria, insiste però De Clos, conquista la rimessa laterale, il terzino. Rimessa in favore del Bocale conquistato da Simone De Clos. Andiamo adesso, un po' di più adesso, pallone all'indietro verso Barnoschi, scambia con Mileto. Intanto vedo una piccola variazione tattica nelle file del Bocale, vedo Allegria ora centrale con Nicolao largo a sinistra, variazione tattica scelta da mister Saviano per provare a cambiare qualcosa nella fluidità offensiva della sua squadra finora un po' in difficoltà. Chiude di testa Priola anticipando Tossi, Nemia cerca di cavalcare lungo l'out, fermato però. Non brillante quest'oggi Domenico Nemia insieme a diversi altri suoi compagni. Barnoschi, c'è Urruti ad impostare dal basso Nemia, ancora Urruti, scoppetta con calma nei confronti di Barnoschi, va a profondo Barnoschi, il pallone che passa supera tutti, arriva direttamente a Reynolds. Gioca in piedi con Godoy, Godoy a cercare Tuta, esce scoppetta, ci arriva di testa Nicolao, controllo con il petto, la sponda di testa per Tossi, il destro di Tossi, la rete, il Bocale in vantaggio al 34esimo minuto, si sblocca il risultato con il gol di Santiago Tossi, il pallone è rilanciato in avanti, la sponda di Nicolao che ha, grazie al movimento di Allegria, si è liberato tutta la zona sinistra della difesa dell'Isola dove si è inserito col tempo giusto Tossi che non ci ha pensato un istante. Destro secco e al 34esimo il Bocale è in vantaggio. La rete di Santiago Tossi che porta avanti il Bocale con la sua sesta rete in campionato, la seconda consecutiva. Si è sbloccato il risultato, si è sbloccato dopo che l'Isola aveva avuto diverse opportunità e soprattutto dopo che aveva creato, aveva mantenuto un costante possesso palla. E invece al primo squillo di fatto il Bocale ha trovato il gol con Santiago Tossi, determinante il movimento di Allegria che ha liberato lo spazio nei confronti del compagno. Mancano 10 minuti all'intervallo, il Bocale che è dunque avanti di una rete. Pallone prolungato di testa direttamente sul fondo. Ora ovviamente mister Saviano invita alla calma i suoi. Va Barnoschi questa volta a rimettere da fondo campo,
Pallone però che viene subito conquistato dall'Isola con Lentini, stretto in mezzo a due, riesce a difendere il possesso della sfera. C'è Garcia pressato da Urruti e da Allegria con grande carica ora il Bocale che si è portato avanti nel punteggio. Tenta di partire in contropiede Tossi, ma è fermato dall'Isola. Poi fuori misura il passaggio da parte di Godoy. Sarebbe un errore da parte della formazione di casa perdere un po' la concentrazione per questo gol subito, certamente inaspettato per quello che si era visto nei primi 30 minuti di gara. C'è stata soprattutto l'Isola a premere. Tentativo di risposta con Maisano, strattonato, rischia un po' qui Camilleri che chiede scusa, non, ha rischiato l'ammonizione, anche Camilleri è in diffida, deve fare molta attenzione, è uno dei calciatori diffidati. Urruti ha già preso il giallo e salterà alla prossima partita, altri diffidati sono Allegria e Arrigo. Arrigo che è in panchina. Calcio di punizione per l'Isola. Occhio Nico, non lo perdere! Pallone in area, deviazione sul fondo. È pericolosissima questa deviazione da parte di un calciatore di casa. Non sono riuscito a vedere chi sia stata la deviazione finale. Marco! Marco! Ha rischiato qui il Bocale sui palloni aerei, sta avendo qualche difficoltà. Mister Leo probabilmente avrà notato ciò e premerà soprattutto nell'intervallo, qualora nel frattempo non dovesse cambiare il risultato, inviterà forse i suoi a provare a sfruttare proprio le situazioni di palloni alti, dove il Bocale sta registrando qualche difficoltà di troppo. Tanto altro fallo commesso da Camilleri. L'arbitro che invita mister Saviano a far stare in silenzio la propria panchina. Siamo nel corso del 39esimo minuto. Altra punizione per l'Isola, l'imbucata. Ci arriva di testa tutta la deviazione in tuffo Mileto, il calcio d'angolo dopo la deviazione di testa di Tuta. Ci è arrivato Mileto, si è messo in calcio d'angolo, il sesto tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. Questo è il primo pallo, ci mette la testa De Colo, la palla che si alza nel cuore dell'area, il pallone che... Attenzione, sembrava dentro, il pallone invece è stato calciato oltre la traversa, qualche protesta, chiedono forse un intervento irregolare in area di rigore, i calciatori dell'Isola, veementi le proteste. Ma qua altro brivido. Arbitro, tempo, arbitro! Passa! Isola Caporezzuto che preme per provare a riportare il risultato in parità prima dell'intervallo. Bocale sta difendendo con un po' di affanno, è stato un po' per tutto questo primo tempo, in effetti un po' in difficoltà la squadra di mister Saviano in fase difensiva. Rilancio lungo verso Allegria, c'è di testa la chiusura di Manzi. Poi Spinaci vince il contrasto nei confronti di Garcia. Spinaci tallonato dall'avversario, pallone verso Allegria, la chiusura da parte di Lentini, la ripartenza con Maisano, la chiusura di Nemia in maniera pulita, l'intervento del terzino del Bocale. Urruti, poi Allegria, duello con Martino, fanno a sportellati i due, il pallone che torna ancora al colombiano. Allegria centralmente tenta l'imbucata verso Nicolao, ma troppo prevedibile, esce
Lettieri, il pallone è già dalla parte opposta, la doppia finta, finisce giù Camilleri e c'è calcio di rigore, il fallo commesso da Camilleri nei confronti di Maisano, dunque calcio di rigore per l'Isola Caporizzuto al minuto numero 41, la doppia finta da parte di Alessandro Maisano. Ha saltato il primo avversario Camilleri, ha fermato fallosamente poi il numero 7 dell'Isola stendendolo e dunque sarà calcio di rigore, tanto abbraccio tra Lentini e Mileto, mentre sarà lo stesso Alessandro Maisano forse ad incaricarsi della battuta di questo calcio di rigore, con Mileto che va un po' a stuzzicare l'avversario, parla ancora con Lentini, interviene Barnoschi a calmare entrambi. Maisano contro Mileto al minuto numero 42 di questo primo tempo. Si attende il fischio del signor Pompilio, parte Maisano, la parata di Mileto, respinge il rigore Giovanni Mileto, la grande parata di Mileto che indovina l'angolo e neutralizza il rigore calciato da Maisano, si divora l'opportunità per riportare il risultato in parità. Attenzione col rischio ancora in questo caso, e Mileto è costretto ad un intervento alla disperata per evitare che il pallone superi la linea di porta, e con la rabbia di mister Saviano che dalla panchina invita solo una maggiore concentrazione, qui si rischiava un gollonzo praticamente dopo un rigore parato. Rimessa in favore del Bocale che dunque dopo il brivido del rigore parato da Mileto prova a chiudere questo primo tempo senza ulteriori pericoli. Mancano 2 minuti alla fine della prima frazione, vedremo quanto l'arbitro indicherà anche come tempo di recupero. Rimessa con le mani di Nemia, intercettato di testa il pallone Camilleri, la gioca corta ancora con Nemia, subito aggredito, esce bene l'Isola che prova a venire su, scoppetta, spazza la sfera, Tossi contrastato, il pallone che arriva a Camilleri ma è rimasto a terra un calciatore dell'Isola, viene subito richiamata l'attenzione della panchina, potrebbe essersi fatto male, ovviamente speriamo di no, ci auguriamo non sia così. Tanto una nuova interruzione con 1 minuto e mezzo di tempo regolamentare ancora da giocare, sicuramente viste anche le interruzioni precedenti ci saranno almeno 2 o 3 minuti extra. Se si accende una nuova mischia intorno al signor Carmine Pompilio di Rossano, davvero vibrante questo match, c'è un cartellino rosso, cartellino rosso nei confronti credo del medico dell'Isola, viene allontanato dai calciatori. Davvero tanto il nervosismo questa prima frazione. Si attende l'uscita dal campo da parte del medico sociale dell'Isola. Per riprendere il gioco quando di fatto siamo allo scoccare del 45esimo, ci sarà solo il recupero. Pallone viene restituito al Bocale che la ripropone subito in avanti verso Nicolau, si accentra Nicolau, cerca l'imbucata per Allegria, di testa interviene Manzi, poi De Clo a raccogliere la sfera, finisce giù, punizione conquistata da De Clo sulla tre quarti. Le proteste da parte
da parte di Manzi, che ha qualcosa da ridire nei confronti di Scoppetta. Anzi, con Barnoschi si avvicina anche Scoppetta. No, calcio di punizione. Qualcosa su quanto riguarda la ripresa del gioco. A quanto pare il pallone, nel momento dell'interruzione, era il possesso del Bocale, che ha ripreso ripartendo subito con l'azione. Forse Manzi chiede a Scoppetta proprio questo, dice: il pallone lo davi a noi e te lo avremmo restituito. Intanto calcio di punizione per il Bocale. C'è Allegria con il destro, c'è Camilleri con il sinistro. Finta Camilleri, parte Allegria, la palla è bassa che sfila al lato di Poco. Ha cercato di sorprendere sul primo palo il portiere Reynolds, come ieri ha già riuscito contro il Praia Tortora nel girone di andata. Si riprende con la rimessa da fondo campo di Reynolds. Spinaci sovrasta l'avversario di testa, il pallone poi spazzato da Camilleri verso Allegria, che sbatte contro Manzi. Si guardano un po' male i due. Godoy verso Reynolds, pressato da Allegria, che conquista la sfera per un attimo, la raccoglie Nicolau, un po' un maestro in questo tipo di situazioni Allegria. Tanti dei gol del Bocale sono nati proprio da situazioni del genere. Spinaci proprio per Allegria, che cerca lo spazio per liberarsi al limite, vince due volte il rimpallo, apertura a destra verso Tossi, che non può arrivarci. Palla sul fondo, sono andati via 2 minuti e mezzo del tempo extra. Non ho visto indicazioni da parte dell'arbitro su quanto effettivamente c'era da recuperare. Palla spedita verso Tuta, Scoppetta su di lui, Tuta cerca di liberarsi, interviene anche Camilleri, contrastato l'attaccante francese, la rimessa laterale è per l'Isola, ma arriva il duplice fischio del signor Pompilio. Si chiude dopo 3 minuti di recupero il primo tempo al Sant'Antonio, Bocale avanti per 1-0, il gol di Santiago Tossi, ma c'è anche l'episodio abbastanza cruciale con il rigore parato da Mileto nei confronti di Maisano, che ha tenuto avanti il Bocale all'intervallo. Ci risentiremo per il racconto del secondo tempo tra circa un quarto d'ora. Così si impegna, capito? Yeah.
legge non sono io. E quando vedi che sono in campo a tiro le distruzioni al secondo tempo? A che capo? Comunque è meglio fare cosa, eh? Se ogni tanto ti dimentica di girare. Ma tu guarda la partita. Ma perché non mi scocci per questa cosa? La prossima volta bella. Come Shakira, piccolino, piccolo chica, cavalletto, e ora
guardi con occhi grandi, ritorna il fiore. E voglio darti 200 baci al rallentatore. Però che cazzo se dici di no? Anche se tutto lo pensi di così. Taxi sulla tutti i bagnati perché dal posto ci hanno fatto uscire, ma sono scatti solo per farti impazzire, anche se tutto va a pezzi di porto con me. Inizia sempre con un come sta, poi diventa questa sera, che cosa fa, che diventa ne spendiamo, che stiamo sulla, che diventa nei tuoi amici che non tornerai, da loro ti diventa già, andiamo a cena fuori, parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro, finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro, che diventa cosa siamo, sono me, che diventa che facciamo, ma se lo dici, a tua madre che vorrebbe poi non bene stare, una contenta che tu sei scelto. Salire in linea è finita quella cosa.
Ma vediamo se riesco. Siamo nuovamente collegati in diretta dallo stadio Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Isola Capo Rizzuto e Bocale. Bocale che sta per operare la prima sostituzione con Antonio Arrigo che prenderà il posto di Thomas Urruti. Questa è la prima mossa di mister Saviano che da un punto di vista tattico non cambia nulla. Probabilmente la condizione non ottimale da parte di Urruti e l'ammonizione anche presa hanno indotto il mister a operare questa prima variazione. L'Isola invece ripartirà con gli stessi 11 effettivi della prima frazione. Bocale che attaccherà da sinistra a destra, Bocale che come detto anche in vantaggio per un gol a zero, decide per il momento proprio Santiago Tossi sotto la nostra postazione con Mileto che ha parato anche un calcio di rigore all'altro numero 7, vedete proprio nei pressi di Tossi, ovvero Alessandro Maisano. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Il signor Carmine Pompilio di Rossano pronto a dare il via alle ostilità per i secondi 45 minuti di gioco. E si parte con il Bocale che gioca il primo pallone della ripresa. Passaggio di Spinaci è corto, viene intercettato da Lentini, poi la recupera nuovamente Spinaci con un rimpallo. Nicolau. Sempre Spinaci che avanza, centralmente c'è Allegria che prova a girarsi, contrastato, il pallone che torna nuovamente a Spinaci, Tossi va al cross basso, allontanato da Manzi, evita il calcio d'angolo Priola. Sarà rimessa in favore del Bocale con Nemia che è pronto a spedire il pallone in mezzo con le mani, sale alto l'incitamento da parte degli ultras dell'Isola Capo Rizzuto a spingere i propri beniamini, c'è il fallo poi commesso da Allegria, la punizione in favore dei padroni di casa. Con Reynolds che si incarica della battuta di questa punizione, il portiere lettone che nulla ha potuto sulla scoccata da parte di Tossi al 34esimo minuto della prima frazione. Di testa interviene Scoppetta in marcatura su Tuta, il pallone che poi arriva a Palermo che cerca di girarsi, si scontra con Nicolau che va subito a pressare Lettieri, il suggerimento profondo di Lettieri non viene raccolto da Lentini, troppo irraggiungibile questo pallone. Si riprenderà con la rimessa da fondo campo affidata a Giovanni Mileto. Pallone che arriva a centrocampo, interviene di testa Garcia, disturbato da Nicolau e da Spinaci. Riesce in qualche modo a passare per un attimo. Mi sembra Palermo, poi conquista la rimessa laterale. Pallone in area di rigore, intervento di testa di Spinaci, preziosa la sua copertura. Poi forse un fallo, pallone messo in mezzo con Nemia che allontana di testa. La raccoglie Tuta, subito su di lui c'è De Clos. Tuta spinto fuori insieme al pallone da Nicolau, la rimessa sempre per i padroni di casa che hanno iniziato con tanta aggressività questo secondo tempo. Il pallone uscito, intanto sarà rimessa da fondo campo affidata al Bocale. Deve l'Isola trovare il modo per reagire. Ovviamente ha giocato un buon primo tempo costruendo tanto, ma
non è riuscita a sfruttare le occasioni create, in particolare il rigore che Mileto ha parato, mentre il Bocale da parte sua deve fare attenzione a non chiudersi troppo e non rischiare di farsi schiacciare, che la pressione alla lunga può sortire situazione. Attenzione alla sponda di Nicolao per Tossi, ancora Tossi, il destro, questa volta la palla è fuori. Era una situazione molto simile a quella che ha portato al gol del vantaggio e questa volta però ha calciato male l'argentino, ha calciato direttamente fuori. Che occasione che ha sprecato l'argentino, poteva valere il raddoppio. Questa opportunità di fatto era quasi una fotocopia del primo gol, con la sponda di testa di Nicolau e Tossi che ha potuto controllare la sfera, forse ci ha pensato un attimo di troppo, ha calciato poi abbastanza male, mancando il bersaglio, ma ghiottissima chance in apertura di ripresa per il Bocale per potersi portare sul 2-0. Tanto finisce giù Nemia dopo il contatto con Maisano, ma a commettere fallo è stato il terzino del Bocale. La punizione è per l'Isola dopo il rischio del secondo gol. La formazione di Tony Lio si riporta in avanti con questo piazzato affidato a Godò che la gioca corta, scambio con Martino, poi ancora Godoy profondo, palla allontanata da Scoppetta, sempre Martino ad alimentare l'azione, il pallone largo a sinistra verso Lentini con De Clo che incespica sul pallone dopo averlo intercettato. Lentini la mette in mezzo, esce Mileto e blocca con sicurezza questo pallone spedito in mezzo dal numero 10 dell'Isola Capo Rizzuto. Mileto che invita ora i compagni a salire ad alleggerire un po' la pressione nella propria metà campo. Il rilancio di Mileto arriva a centrocampo, di testa c'è Martino che finisce giù, pallone che è conquistato da Manzi, la propone su Lentini, il duello con De Clo che è in scivolata, lo contrasta e conquista anche la rimessa laterale, l'ultimo tocco da parte del calciatore di casa, rimessa per il Bocale, come detto ha avuto una ghiottissima chance in apertura di ripresa per potersi portare sul 2-0. Questa volta Tossi non è stato freddo e lucido come nel primo tempo e ha spedito il pallone sul fondo. Fallo subito da Spinaci, bravo a mettere il corpo, a prendersi questo calcio di punizione, il centrocampista argentino ex San Luca, arrivato a gennaio al Bocale. Punizione con Barnoschi, la gioca con Camilleri, Nemia, su di lui l'aggressività di Maisano, poi Scoppetta, palla in aria, di testa allontana Manzi, poi Spinaci, sempre Manzi. Arrivò, c'è il fallo. Anzi no, il pallone ha toccato l'arbitro a quanto pare, quindi viene restituito il pallone con Camilleri che lo propone subito in avanti verso Nicolau, di testa però Lettieri, serve Reynolds che la fa sua. Tuta la mette giù, cerca di servire Lentini, esce Barnoschi che commette fallo, centrale tedesco ha commesso fallo nei confronti di Lentini, intervento irruento da parte di Max Barnoschi, due gol in stagione per lui, uno segnato in campionato a Praia all'andata e uno segnato in Coppa Italia a Paternò nella fase nazionale sul 2-0, un gol a sorpresa, si è nascosto dietro il portiere del Paternò che ha messo il pallone a terra e ne ha approfittato per segnare il gol del momentaneo 2-1 che aveva riacceso le speranze del Bocale. Ma intanto punizione per l'Isola Capo Rizzuto, con la punizione affidata a la battuta affidata ad Andrea Palermo. Sono salite le torri dell'isola mentre il pallone si sposta con il vento che va dà fastidio al cecchino incaricato. La palla che attraversa tutta l'area, di fatto tutto lo spicchio di aria senza deviazioni, con Mileto che chiude bene sul primo palo ed evita pericoli al Bocale.
8 minuti sono andati via in questo secondo tempo, il risultato sempre di 1-0 in favore del Vocale. Rilancio di Mileto di testa, interviene Godoy, Manzi, chiedo scusa, che la mette fuori. Pallone che si è perso in tribuna e viene richiesto un altro pallone dalla panchina. De Clo pronto a riprendere il gioco con le mani, l'arbitro lo fa indietreggiare. Pallone verso Allegria, fa sportellate con l'avversario, alla fine il pallone oltrepassato nuovamente la linea laterale, sarà rimessa sempre in favore del Vocale che guadagna qualche metro sul fronte sinistro, sempre con Simone De Clo. Cerca e trova Nicolao che prova a girarsi, contrasto vinto dalla difesa dell'Isola, poi suggerimento di Spinaci intercettato, Arigò pressato, rischia un po' perdendo questo pallone, Maisano l'imbucata centrale con l'apertura verso Tuta, insegue il pallone con Scoppetta su di lui, duello tra i due, scarico centrale, Maisano, il contrasto su Arigò e il fallo di Arigò che si prende il giallo. Si prende il giallo a Rigò, come avevo detto anche lui era in diffida. Quindi altra ammonizione pesante. Maisano lo aveva saltato e a Rigò lo ha messo giù, concedendo questo calcio di punizione all'Isola Caporizzuto. Punizione affidata a Salvatore Martino, ce ne pressi però anche Garcia, si allontana adesso, e tocca a Martino battere questa punizione, sposta il pallone, se ne accorge l'arbitro che aveva spostato un po' il piazzamento della palla. Quattro gli uomini in barriera sistemati da Mileto, probabilmente proverà a calciare verso la porta Martino, la palla che gira ma è alta oltre la traversa, non è riuscito a tenerla bassa il numero 11 di Mister Lio. Si riprenderà con la rimessa da fondo campo affidata a Giovanni Mileto, Scoppetta va e trova Arigò, il controllo non è dei migliori, viene spinto, finisce giù e c'è anche il giallo nei confronti del calciatore dell'Isola che è terminato a sua volta fuori, è stato un intervento non cattivo ma un po' rude, sono rimasti a terra entrambi, sono rotolati letteralmente giù, viene richiesto subito l'intervento medico che si è fatto male il calciatore dell'Isola, quindi il danno è la beffa per lui perché oltre all'ammonizione si tratta di Maisano, è Martino, si è rialzato, sembrava si fosse fatto male, per fortuna non è così, mentre è ancora a terra Arigò. Martino finisce sul taccuino del direttore di gara, si è rialzato anche Arigò che c'è l'abbraccio tra i due. Punizione, si chiariscono i due, e punizione conquistata dal Vocale con Scoppetta che è pronta a scodellare il pallone in avanti, cerca Allegria che trova il muro costituito da Godoy ad impedirgli di arrivare in area di rigore, ha sbattuto sull'avversario e forse si è fatto male il colombiano. E sportivamente Manzi mette il pallone fuori, ha cercato di guadagnare la posizione Allegria nei confronti di Godoy, di fatto gli ha sbattuto addosso, non è fallo certamente ma può capitare di impattare col viso e farsi male. Andiamo, si chiariscono infatti i due.
Siamo al 13esimo, meglio 13 minuti sono andati via, siamo nel corso del 14esimo, infatti negli ultimi 5-6 minuti si è giocato poco in questo secondo tempo. Un paio di interruzioni che potrebbero poi portare, sommate a quelle per le sostituzioni e eventuali altre situazioni simili, ad un maxi recupero. Abbiamo già visto 3 minuti extra nel primo tempo, mentre intanto Nicolau restituisce il pallone all'isola, a Reynolds, che riparte giocando la porta con Godoy, subito prestato da Allegria, rilancio di Godoy. Non la tocca Palermo, forse sì, riesce a liberare per un attimo Lentini, Tuta, poi Camilleri la spedisce in avanti, Lettieri di testa, De Clon. C'è Nicolau che prova a girarsi e ne ha due addosso, alla fine si libera del pallone con Spinaci, ma il passaggio è fuori misura, palla in fallo laterale. Martino in mezzo Tossi, di prima intenzione a cercare Allegria, sovrastato però in elevazione da Manzi. C'è fallo intanto deciso dal signor Pompilio, che ora indica fischio io. Aveva concesso forse inizialmente il vantaggio, poi è stato sanzionato l'intervento falloso, non so se quello su Camilleri che poi era rimasto giù o uno precedente. Punizione battuta verso Tossi, di testa interviene Priola che non aveva colpito benissimo, ma con l'aiuto di Godoy è riuscito a venire fuori da quella parte l'isola Caporizzuto, poi il suggerimento di prima di Garcia, anzi di Maisano, direttamente in fallo laterale, mentre arriva il primo cambio nelle file dell'isola Caporizzuto, vediamo il numero 18 Stefano Torromino che è pronto ad entrare in campo, vedremo quando avverrà la sostituzione, anche se ormai siamo prossimi. Di testa Martino, la mette giù Palermo, contrastato bene da Camilleri, si propone a sinistra per De Clos, prova a scendere De Clos, chiuso in fallo laterale dall'intervento di Lettieri, e arriva il momento della prima sostituzione, anzi no, ripreso il gioco nel frattempo, quindi ancora un po' di attesa per Torromino. E arriva il momento del cambio con Torromino che prende il posto di Maisano al minuto numero 16 di questo secondo tempo, la prima sostituzione operata da Mister Lio con l'ingresso di Torromino per Maisano. Una buona prova quella di Maisano, macchiata però purtroppo per lui dal rigore fallito, dal rigore parato da Milena. Sicuramente è stato uno dei calciatori che hanno messo più in difficoltà la difesa del Bocale, soprattutto nel primo tempo. Intanto il colpo di testa di Nicolau, la chiusura di Priola ad anticipare Tossi. Attenzione, il retropassaggio di Lentini diventa quasi buono per Tossi, ma esce bene Priola, poi scoppetta, spara il pallone a salvare le possibili minacce con Tuta alle sue spalle. Rimessa laterale affidata a Priola, pallone che arriva a Lentini, scarico centrale con Palermo, poi Lentini prova il tiro deviato, la blocca in due tempi Mileto, un tiro che è stato sporcato. Mentre finisce giù Mileto, in contatto con Lentini. Va rilancio lungo Mileto, lo insegue Allegria, la meglio Manzi, poi Nicolau, doppio rimpallo, finisce giù la palla al limite con l'apertura di Arrigo per Tossi che è costretta ad inseguirla, ha perso il tempo per tirare, Tossi cerca il fondo per crossare, la mette in mezzo verso il secondo palo, si rifugia in calcio d'angolo l'isola, anzi no, la palla era già uscita, quindi non sarà calcio d'angolo,
ha sprecato una buona opportunità il Bocale con il passaggio fuori misura da parte di Arigò per Tossi, lo doveva liberare al tiro, di fatto gli ha mandato un pallone troppo largo per poter essere calciato e poi anche crossato. Scoppetta, spara il pallone in avanti verso Tossi che riesce in qualche modo a smistarla all'indietro per Spinaci, di prima a cercare Nicolau, ma c'è la chiusura di Lettieri che la mette in fallo laterale. Ho provato ad arrivarci il nuovo entrato Torromino, non è riuscito a tenerla in campo. Con le mani riprende Simone De Clos. Camilleri, la sventagliata verso Tossi, un controllo con la spalla. Nemia, poi in palleggio Lentini, contrastato bene da Nemia che lo ferma. Camilleri, pallone corto per Spinaci, letto in anticipo da Torromino, recupera la palla all'isola con Martino che propone largo a destra verso Palermo che commette fallo nei confronti di De Clos, non la prende bene, arriva anche Lettieri che porta via con le cattive De Clos, si avvicina il signor Pompilio per riportare la calma. Palermo, non ti alzare prima, Palermo, non andare prima. Sarà semplice rimessa fondo, anzi punizione in favore del Bocale. Sembrava a Mileto, sembrava fosse una rimessa da fondo campo, non aveva forse sentito il fischio anticipato dell'arbitro a sanzionare la punizione. Scivola Allegria, in qualche modo Manzi riesce ad allontanare la sfera, poi Spinaci spinto da Palermo, la palla arriva a De Clos che la tiene in campo, prolunga Spinaci, prova a partire Allegria, riesce a saltare Manzi, la finta poi su Lettieri che lo ferma, era andato via benissimo a Manzi, una gran giocata. È stato bravo Lettieri a metterci una pezza. Intercetta questa sfera Arigò, mette in fallo laterale, preme l'isola con Lettieri, sicuramente Lettieri tra i migliori in campo, non ha sbagliato praticamente nulla in questa partita il numero 2 di Mister Lio. Attenzione, pallone dentro con la copertura di Scoppetta nei confronti di dell'avversario e Mileto che esce e blocca, caricato poi anche da Scoppetta. Rilancio di Mileto, sempre verso Allegria, di testa sempre Manzi, la mette giù De Clos, la gioca centrale per Camilleri che ha un po' di spazio, cerca e trova Allegria, non riesce a girarsi Allegria, alla fine ce la fa invece con un gioco di prestigio, è riuscita a passare, apertura a sinistra con Nicolau, pallone che arriva in area di rigore, si è perso dopo il buon controllo. L'isola che può ripartire sempre dal basso, pallone gettato un po' a caso con Nemia che esce bene ad anticipare Lentini, tenta di tenere il pallone in campo il terzino del Bocale ma e conquista la rimessa laterale, sembrava essere stato lui ad aver toccato per ultimo, invece è stato Priola, dunque quando siamo al 22esimo minuto quasi di questo secondo tempo, risultato sempre di 0-1 con il Bocale che prova ad impensierire l'isola in queste sortite, soprattutto in contropiede. Palla messa ancora in fallo laterale, può rimanere in attacco il Bocale sempre con Nemia che è pronto a cercare i compagni. Palla a Tossi, la mette giù l'argentino all'altezza della bandierina, con un sombrero mette in mezzo verso Arigò che non se l'aspettava forse, poi Camilleri la raccoglie fuori aria, ancora per Tossi, scarico per Nemia dal fondo, il cross di Nemia direttamente tra le braccia di Reynolds, infatti anche mister Sagano non la prende bene su questo cross di Nemia, il rilancio del portiere intercettato di testa da Barnoschi, poi Tossi la mette giù, prova a ripartire ancora il Bocale con l'argentino, cerca la sovrapposizione di Nemia, palla si perde direttamente in fallo laterale mentre sta per arrivare il secondo cambio nelle file dell'isola, vediamo avvicinarsi il numero 14 Mattia Viola, vedremo chi sarà il calciatore che lascerà il campo.
Vediamo un po' chi è il secondo calciatore ad uscire. Esce Priola, dunque questa è la sostituzione al 24esimo minuto, dunque Mattia Viola al posto di Cristian Priola. Un cambio invece operato ancora dal Bocale durante l'intervallo con l'ingresso di Arigò per Urruti. Vediamo che il Bocale deve fare a meno ancora di Guerrisi, che sta scontando la seconda giornata di squalifica, tornerà a disposizione nel prossimo turno. Intanto altro scontro duro tra due combattenti nati come Allegria e Manzi, che non se le mandano a dire. Intanto il gioco è ripreso, pallone proiettato in avanti, Lentini la controlla con la coscia, il duello con Camilleri, vince il contrasto, poi interviene Arigò, deve fare attenzione e c'è il fallo ancora commesso da Arigò. Arigò che, se non ricordo male, nell'ultimo match diretto dal signor Pompilio in fronte del Bocale fu la partita di Soriano e in quel caso prese una doppia ammonizione. Ancora nervosismo con un mucchietto di calciatori nella lunetta dell'area di rigore a dirsene quattro. Abbiamo percepito fin dal calcio d'inizio un clima agonistico acceso che poi è sfociato in alcune situazioni abbastanza nervose. Martino! Mentre prosegue anche in questo caso, anche sul punto di battuta, il nervosismo con Nicolao che indica che il pallone era stato spostato. Ovvero, situazione complicata per la terna arbitrale odierna, gestire una partita si è subito dimostrata nervosa. Ancora nervosismo con Lettieri, che è arrivato anche a dar manforte ai suoi per allontanare Nicolau. È rimasto solo Andrea Palermo sul pallone, sarà lui dunque a calciare. Quattro gli uomini in barriera sistemati da Mileto, due disturbatori, chiamiamoli così, sono Garcia e Martino, con anche Allegria ora si è avvicinato alla barriera, si è staccato leggermente Tossi, fischia l'arbitro, può partire Palermo con il destro, la palla che passa, la parata in due tempi di Mileto, che la blocca sulla linea. Ha letto bene la traiettoria Mileto e l'ha bloccata lì. Altro intervento decisivo da parte di Mileto. Che è riuscito a respingere la palla e poi il secondo tempo a bloccarla, a tenerla lì, a non farla scappare via. C'erano subito in agguato diversi avversari. Intanto Martino cerca Tuta, Barnoschi la spazza, pallone che spedito in avanti, che supera Nicolao e Lettieri. Interviene poi Manzi a far ripartire i suoi dal basso, lo scambio con Palermo, ancora Manzi in avanti, di testa intercetta la sfera Camilleri, Allegria sul pallone, cerca spazio, si propone a destra Tossi, Allegria prova a passare centralmente, scarico per Tossi, in area di rigore Tossi che prova qualcosa di strano, di difficile sul pressing dell'avversario, alla fine l'Isola può uscire senza aver rischiato concretamente. Colpo di testa di Tuta con Scoppetta che libera la propria metà campo mettendo il pallone in fallo laterale. La rimessa di Martino a cercare Godoy. Fuori misura, suggerimento verso Lettieri, anche un po' di frenesia e subentrata per l'Isola. Quando mancano 17 minuti al 90esimo, Allegria la mette giù, fa sempre a sportellate con Manzi,
cerca e trova Arigò, insegue la sfera, si propone Tossi, lo vede e lo serve. Tossi, il cross verso il primo palo, si esce e blocca Reynolds, era leggermente in ritardo Arigò per tentare l'anticipo proprio sul primo palo. Garcia, la cavalcata, cerca e trova Tuta, la sponda per Lentini, il rimpallo favorisce poi ancora Lentini che apre verso Torromino che arrivava di gran carriera e di fatto il pallone è fuori misura. Altra buona opportunità per l'Isola che ha costruito bene, un po' fortunato anche Tuta in questa circostanza con il rimpallo. Poi Lentini, forse ci si aspettava un tiro, un altro tipo di suggerimento, se lo aspettava perlomeno un altro tipo di suggerimento Torromino. Appunto, Arigò rischia un po' sul pressing, rischia, poi vince il rimpallo, la rispedisce in avanti. Poi Martino, il pallone toccato da Spinaci, torna tra i piedi di Martino che la gioca con Torromino. Lentini cerca lo spazio al limite, l'imbucata. Esce Mileto e blocca. Pronto un altro cambio nell'Isola. Pronto un altro cambio nell'Isola, sarà il terzo operato da Mister Lio. Intanto arriva il rinvio lungo di Mileto, interviene di testa Lettieri, centralmente l'anticipo di Martino. Palla spedita verso Nemia, c'è un tocco con un braccio, c'era fuori gioco. Fuori gioco segnalato, mentre stanno arrivando due addirittura sostituzioni nell'Isola con Antonio Zicchinello numero 16 e Vincenzo Giordano numero 17. Al 31esimo minuto la doppia sostituzione, vediamo chi lascia il campo. Dunque lascia il campo Garcia, al suo posto Zicchinello, esce Tuta ed entra al suo posto Giordano. Questi due cambi, il terzo e il quarto operato da Mister Lio al 31esimo minuto, l'ultimo quarto d'ora dunque con Zicchinello per Garcia e Giordano per Tuta. Resta ancora un cambio a disposizione di Mister Lio, ne ha ancora quattro invece Saviano. Doppio intervento di testa Arigò che arriva anticipando anche Spinaci. Lettieri, De Clos interviene di testa anticipando Lentini, duello tra i due, poi alla fine De Clos si rifugia in fallo laterale, riesce a mettere il corpo e a mettere la palla fuori con le mani. Pallone per Martino di prima, il pallone letto bene da Spinaci, il rimpallo però favorisce Martino. Scende da questa parte Viola, Tossi su di lui che lo chiude in fallo laterale. Prezioso anche in copertura Santiago Tossi. Palermo cambia fronte, interviene di testa De Clos che la mette fuori. C'era Torromino in agguato. No, mette rimessa laterale per l'Isola. La gioca con le mani, il contrasto di De Clos, il pallone sulla tre quarti con Arigò, finisce giù nel contrasto con Lentini. Attenzione Martino sulla tre quarti, cade giù, arriva l'ammonizione per Nicolau, la punizione in favore dell'Isola. Non era tra i diffidati Nicolau. Una partita con tanti cartellini, abbiamo visto fin dal primo tempo, ed è un'altra opportunità sul calcio piazzato in favore della formazione di casa, risultato che è sempre in bilico.
Vediamo chi sarà a calciare questa punizione. Forse Torromino, mi sembra si tratti di lui. La palla deviata dalla barriera finisce in calcio d'angolo. E il primo corner in favore dell'Isola in questo secondo tempo, il settimo complessivo, due ne ha battuti nel primo tempo il Bocale. Calcio d'angolo mentre si prepara la seconda sostituzione nelle file del Bocale. Pallone è basso, prolungato da Arrigo, poi allontanato da Spinaci che subisce il fallo. Sta per entrare Gianfranco Isabella, forze fresche sulla corsia per mister Saviano. Vediamo un po' chi sarà a lasciare il campo. Ecco che il signor Pompilio dà l'ok per la sostituzione. Esce Nicolau. Al minuto numero 35 di questo secondo tempo, dunque Gianfranco Isabella. Vedremo se sposterà De Clos in avanti o se andrà lo stesso Isabella in avanti. Dai Isa, dai, ciao, bravo. Sì, c'è l'indicazione, De Clos andrà di fatto a completare il tridente offensivo con Isabella che si piazzerà nel ruolo di terzino. Il rilancio di Mileto. Lettieri ne controlla l'uscita indisturbato, lo può mettere in gioco con le mani. Pressato subito da De Clos, come detto ha avanzato il proprio baricentro. Fallo commesso da Alegria. Punizione per l'Isola che sta cercando anche grazie alle sostituzioni di trovare il gol del pareggio. Il Bocale sta stringendo i denti per difendere il vantaggio. Attenzione il contrasto tra Godoy e Arrigo, tutto regolare. Chiedeva il fallo Arrigo. Tra Manzi, chiedo scusa, e... no, era Godoy, chiedo scusa. Palermo, centralmente la smistata a destra di Zicchinello, non la tiene in campo Torromino. E si riprende con la rimessa laterale affidata al nuovo entrato Isabella. Con le mani prolunga di testa De Clos, prova a partire Alegria, trattenuto. Brava una trattenuta, l'arbitro però ha lasciato proseguire con le proteste della panchina del Bocale, anche dello stesso Alegria. Avanza formazione di casa, il lancio di testa, esce Nemia che la mette fuori con De Clos subito a disturbare Martino. Scambio rapido con Manzi, a destra Lettieri, la gioca bassa col pallone letto da Camilleri che la mette fuori. Con le mani Lentini la mette giù, cerca di girarsi, a Camilleri a pressarlo, non ci riesce, sarà rimessa però sempre in favore dei padroni di casa. Zicchinello, palla larga per Lettieri, il cross tentato con Spinaci che ha intercettato e la giocata su Isabella. Il pallone poi allontanato con Alegria che sta duellando con tre difensori avversari, era quasi riuscito ad avere la meglio nei confronti dei due centrali avversari. Palla che arriva a Reynolds che la propone su Lentini. L'intervento di Spinaci, poi Camilleri e c'è il fallo nei confronti di Camilleri. Calcio di punizione conquistato dal numero 10 del Bocale, Marco Camilleri, fratello d'arte, fratello Vincenzo, ha giocato con le maglie di Regina, Juventus e Chelsea, per citare le più importanti, Regina, Juventus, maglie indossate del settore giovanile, anche dallo stesso Marco. Punizione battuta da Scoppetta, a cercare Tossi, di testa c'è la chiusura.
prova ad arrivarci poi Nemia in seconda battuta. Palermo con calma cerca di ragionare. Nemia che va a disturbarlo ancora. Ancora Nemia a pressare il portatore di palla e a indurre all'errore l'avversario. C'è la stanchezza che subentra, c'è la frenesia, la voglia di riuscire a conquistare il pareggio che induce anche a commettere a volte qualche errore. Con le mani va scoppetta. Di testa ci arriva Allegria, cerca di arrivarci anche Tossi, sovrastato però da Godoy. Poi Camilleri, Allegria, altro duello, questa volta con Zicchinello. Esce centralmente, palla al piede l'isola, a destra a cercare Lettieri che va lungo l'out per la corsa di Lentini, pallone irraggiungibile, sta per arrivare forse il terzo cambio nelle file del Bocale. È stato richiamato qualcuno dei calciatori, si sta riscaldando. Mileto invita i compagni a salire, si prende l'ammonizione per perdita di tempo. Giovanni Mileto, dunque ammonito anche Giovanni Mileto per perdita di tempo, mentre sta per entrare Stefano Baezza. Tocca al centrale cileno. Esce Camilleri. Quindi si va, va quasi a, abbiamo sentito mister Saviano indicare quasi praticamente una linea 5 con Nemia, Isabella, Bassi e Baezza che va a completare il pacchetto centrale con Barnoschi e Scoppetta. Quindi al 41esimo fuori Marco Camilleri, dentro Stefano Baezza, difensore centrale del Bocale. Un gol per lui in campionato sul calcio di rigore contro il Gioiosa qualche settimana fa. Mileto, la palla intercettata di testa, duello aereo tra Lentini e Baezza, è rimasto giù, arrivò dopo il contrasto. Continua a giocare l'isola. Martino si ferma sportivamente, la mette fuori, protesta Spinaci che chiedeva l'intervento falloso nei confronti di Arrigo. Gesto di sportività che va sicuramente apprezzato da parte di Salvatore Martino, che ha scelto di mettere il pallone fuori nonostante siamo a 4 minuti dal 90esimo, nonostante l'isola stia cercando di trovare il gol del pareggio. Si è rialzato Arrigo un po' zoppicante. Tossi restituisce il pallone che, come detto, sportivamente Salvatore Martino aveva messo fuori. Pallone profondo in avanti, scontro al limite dell'area tra Scoppetta e mi sembra Lentini. Tutto regolare secondo l'arbitro, il lancio di Mileto dove però non c'è nessun compagno. Lentini che di fatto si è piazzato il ruolo di punta di riferimento dopo l'uscita di Puta. Insiste l'isola, controllo non dei migliori, riesce a tenere il pallone in campo, il cross al limite, la girata con la palla respinta e poi la rovesciata, e Mileto che la blocca, prima la controlla con il petto e poi la mette giù. Bello il gesto atletico, mi sembra, da parte di Palermo, se ho visto bene. Intanto l'isola cerca nuovamente, dopo aver riconquistato palla abbastanza facilmente con questi palloni spediti in avanti. Cerca di proporsi ancora con Nemia che difende la sfera dal pressing avversario, la porta sull'esterno e poi la mette fuori, mentre sta per entrare Picone. Quarto cambio nelle file del Bocale con Gabriele Picone, ha ripreso il gioco intanto con Godoy. Nemia la spazza in avanti, contrasto che è rimasto a terra calciatore dell'isola, si tratta di Violi.
Martino, il fallo commesso da Arrigo nei confronti di Martino. Si tratta di esce De Clos. Dunque Simone De Clos, il quarto cambio operato da mister Saviano, dentro Gabriele Picone al minuto numero 44, la quarta mossa di mister Saviano con Picone al posto di De Clos. Mister Saviano che invita il proprio calciatore appena entrato a coprire, a non spingere troppo in avanti, a non spingersi troppo in avanti. Punizione per l'Isola. Distanza! Siamo ormai nei minuti finali. Dentro Martino ci arriva di testa Barnoschi che la mette fuori. Pallone riproposto in mezzo, la spazza Spinaci. La rimessa laterale in favore dell'Isola. Ultimo minuto, le speranze dell'Isola con quest'altra iniziativa. Il pallone messo dentro, allontanato. Attenzione, palla che spiove davanti all'area piccola. La spazza Baezza, una mezza rovesciata. La mette giù Palermo che prova a cercare spazi. Attenzione, prova a partire in contropiede. Invece Arrigo che ha intercettato la sfera. Il duello però con Martino, con Palermo che alla fine reagisce male al fallo commesso da Arrigo, lo spintona malamente giù, avrebbe forse arrischiato il cartellino in questo caso Palermo per la reazione avuta nei confronti di Arrigo. Il gioco è già ripreso, il pallone è in aria, cerca di liberarsi Lentini, la spazza senza troppi complimenti ancora a Baezza, la mette giù poi l'Isola con l'ultimo cambio che si sta per giocare il vocale con Licciardello. Quando siamo ormai entrati nel tempo di recupero, sono sei minuti di recupero indicati dal signor Carmine Pompilio. Vediamo a chi tocca uscire, a chi tocca lasciare il campo. Tocca a Santiago Tossi, l'autore del gol che sta decidendo il match. Ma ricordiamo che oltre ad essere stato il suo gol per il momento a indirizzare il match, anche il rigore parato da Mileto ha avuto certamente il proprio peso. E dunque Eugenio Licciardello prende il posto di Santiago Tossi nel primo minuto del recupero, nel primo dei sei indicati dall'arbitro. Questa è l'ultima mossa di mister Saviano. Quattro le sostituzioni per l'Isola Capo Rizzuto fino a questo punto. Si riparte con la rimessa laterale affidata a Scoppetta. Pallone fuori, difeso da Scoppetta. Oh, Luigi, chiama il recupero. Sei. Altro pallone messo fuori di testa. Sarà ancora rimessa laterale per il vocale che guadagna secondi preziosi con Scoppetta ancora che va a proporsi. Di testa ci arriva Allegria, poi Licciardello, ancora Allegria che difende la sfera, la porta all'altezza della bandierina, la difende e conquista la rimessa laterale. Il colombiano Eugenio, 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 Eugenio! Di lasciarla! Vediamo un po' chi sarà a rimettere in gioco con le mani, forse lo stesso Licciardello, l'ultimo a entrare in campo. Prova a guadagnare secondi preziosi, ovviamente il vocale con Allegria, ancora a difendere la palla all'altezza della bandierina, stretta in mezzo a due, questa volta l'ultimo tocco è del colombiano, la rimessa è per l'Isola. Sono trascorsi secondi preziosi, sono già andati via due minuti di recupero, ne restano altri quattro, quattro minuti di speranza per l'Isola per evitare la sconfitta, quattro minuti di sofferenza per il vocale per portare a casa una vittoria che sarebbe pesantissima. Pallone all'indietro, il cross in mezzo con Lentini, il contrasto, attenzione il tiro, la blocca Mileto, altro brivido al 48esimo minuto, al 48esimo con la conclusione e la grande parata di Mileto, un tiro non angolatissimo ma l'ha bloccata da par suo
il classe 2005 il vocale, intanto decolla Allegria che arriva su questo pallone di testa, ci arriva nuovamente cercando Picone, la spazza invece Lettieri, contrasto poi vinto da Baezza che la mette fuori, l'ultimo tocco è stato di Palermo, ora dalla mano con mister Saviano, gli chiede di ammettere di averla toccata a lui. La colpisce non benissimo Arigò, qua nella frenesia finiscono in campo due palloni, subito a pressare Picone nei confronti del portatore di palla, riesce Zicchinello a spedire la sfera in avanti direttamente però da Giovanni Mileto che la può controllare, il tempo scorre, sono andati via anche il quarto di minuto di recupero è andato via, ne restano solo due di testa scoppetta, poi Arrigo che la tiene in campo, la spara in avanti con Allegria che va a pressa Reynolds che spedisce il pallone lungo, cercano di tenerla in campo in due, non ci arriva nessuno dei due, la frenesia gioca questi brutti scherzi, la rimessa è in favore del vocale a un minuto e mezzo dalla fine del recupero, ancora con scoppetta si incarica di riprendere il gioco, pallone verso Licciardello, la sponda di destra per Allegria, ne ha due addosso, Allegria cerca di guadagnare tempo, conquista un'altra rimessa laterale che può essere preziosa, può essere fondamentale questo tempo guadagnato dal vocale, con le mani Licciardello scambia con Allegria, la tiene lì, ne ha due addosso, cerca di guadagnare qualcosa, guadagna l'angolo, guadagna il calcio d'angolo, il primo corner del secondo tempo per il vocale, il terzo complessivo, 7 ne ha battuti l'isola. Se siamo entrati nel sesto minuto di recupero con Mestiere, il vocale sta guadagnando tempo, la giocano corta Arrigò e Allegria che difende ancora il pallone all'altezza della bandierina, questa volta l'ultimo tocco il suo, secondo l'assistente, la signorina Elisa Lavarra di Cosenza. Il duello all'altezza della linea laterale, il fallo commesso su Godoy e poi spintona Licciardello, un po' di nervosismo fino alla fine, una partita agonisticamente molto accesa con tanti episodi di nervosismo, il sesto minuto di recupero è scaduto, tra Allegria e Palermo hanno qualcosa da ridire ancora una volta, Allegria che si allontana, pallone nel mucchio, il colpo di testa va a spazzarla Picone, si scontra con Isabella, il tempo di recupero sarebbe finito, si continua a giocare, altro pallone nel mezzo, il colpo di testa, la palla che resta lì allontanata in qualche modo al limite dell'area, ancora buona Allegria, duello al limite dell'area, tenta di ripartire in contropiede il vocale con Picone, palla che arriva a Licciardello in campo aperto, solo davanti a Reynolds, Licciardello, il colpo sotto e la palla che si perde sul fondo, ma l'arbitro sta per fischiare perché sono andati via 7 minuti di recupero, probabilmente finisce qui e finisce infatti così, il vocale vince 1-0 a Isola Capo Rizzuto con il gol decisivo di Tossi nel primo tempo, ma anche con il rigore parato da Mileto, una vittoria pesantissima per il vocale, mentre continuano i gesti di nervosismo, continuano a una partita sicuramente molto molto nervosa fin dall'inizio e anche adesso dopo il triplice fischio continua a dare davvero a esserci tanti episodi di nervosismo. È tutto dal Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto. Isola Capo Rizzuto 0, vocale 1. Un saluto a tutti. Termina diretto.